Benvenuti alla prima giornata di questa competizione. Tutti iniziano la pari, un'espressione che calza alla perfezione in questo caso. Seppur per poco tempo, tradizioni, blasoni, albo d'oro, storia, persino prestigio di una squadra diventano quasi irrilevanti. È la partita in cui tutti ripongono le proprie speranze per partire con il piede giusto. È da qui che si inizia a sognare. E allora spero proprio che abbiate spento i telefoni e vi siate messi comodi per leggere un nuovo capitolo del romanzo del calcio. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Prova di testa! Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. C'è l'opportunità per il contropiede. Errore qui, pallone sprecato. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Il guardaline alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Matic. A sinistra con il passaggio. Ci prova con un pallone profondo. La butta via, non trova altre opzioni. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Abraham! Sulla destra. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Evita rischi inutili e la passa dietro. Prova a darla profonda nello spazio. Se ne va. C'è il tiro. E arriva la prima rete della giornata. E il Montpellier segna il primo gol. Una rete che si è senso del gol. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. Montpellier sblocca il risultato, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Zaniolo. Hanno già riconquistato palla. Può liberare il tiro, traversone, basso. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Va alla ricerca di un compagno davanti. Riesce a mettere fuori. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora. Fare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Si riprende con il secondo tempo. La Roma ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente... Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Mawassa. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. In questa azione mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Passaggio, colpisce il pallone, un sacco alle spalle del portiere. Sono di nuovo in parità.
aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Report fantastico. Wijnaldum cerca un'azione veloce, ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Ci hanno fatto un grande regalo con questo ottimo inizio di secondo tempo. Subito pareggio, partita aperta, ma ancora tanti minuti davanti. Godiamocela, Fabio. Ecco un'occasione di contropiede. E passa! Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Holland. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Mamadou Sakho. Ha spazio per provare il tiro. Pronto al tiro. E c'è il gol della Roma. E adesso possono tornare a controllare il match. Lasciato indisturbato, non sbaglia l'appuntamento con la rete. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Substitution for Roma. Lorenzo Pellegrini. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Coming on the field e passano in vantaggio. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Prova a metterla sul palo lontano. C'è il colpo di... Un grande intervento del portiere. Poteva essere... Un'ottima reazione da parte loro dopo il gol subito. Calcio d'angolo battuto corto. Cerca il compagno in area, c'è il fischio dell'arbitro e fallo. Ai ai ai, qui c'è troppo nervosismo, il giudice di gara deve imporre l'ordine adesso, subito. Ci mette una pezza. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Sceglie di andare per vie verticali. Opportunità di ripartire. Può vedere la porta da qui, David. È un grande riflesso qui. Preferisce andare sul sicuro e spazza. La mette sulla sinistra. Passaggio in avanti nello spazio. Prova la conclusione.
conclusione. E l'arbitro dice che può bastare. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Holland ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Erano partiti male, ma sono riusciti a imporre il proprio gioco e conquistare una vittoria meritatissima. È tutto il tempo a nostra disposizione. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Grazie a te, Fabio.